è una rappresentazione che in realtà è tanto negativa letteralmente quanto positiva, perché in realtà Melancolia è un progetto, è un'espansione, è qualcosa che va fuori di noi e che se va fuori di noi è solo che positivo. I couldn't be happy when everybody There's something nasty under my Diciamo che prima è nata l'amicizia tra me e Fabio e poi è arrivato Filippo e da lì praticamente abbiamo costruito di pari passo sia un'empatia musicale che poi un'empatia personale, forse prima quella personale che quella musicale, perché Credo in modo parallelo. parallelo, unito, più che parallelo, All'unisono. all'unisono. Quindi ci siamo semplicemente trovati ed è stato veramente una fortuna perché personalmente a me hanno aiutato molto loro e ci siamo, diciamo, stati sempre molto presenti l'un l'altro. Penso che Melancolia ci rispecchia perché è esattamente il nostro mood tutto il giorno. Siamo estremamente low-key proprio, molto rivolti verso noi stessi. Però insieme riusciamo un minimo a trovare il chiaro, soprattutto grazie alla musica che è diventata veramente la massima espressione per il nostro dolore. Sì, La formazione in 2 mesi ti formano su tutto. catapultato dal suonare dentro il localino al suonare in televisione davanti a milioni di persone, con dietro uno staff, un team di collaboratori super professionale, ti lascia tanto come esperienza. È veramente un universo parallelo per quei 2 mesi in cui ti ritrovi là dentro e poi esci, sembra passati 3 anni. Forse ne abbiamo tipo tre completamente diverse. Noi penso che dal momento della creazione proprio da zero la cosa che più ci sprona è appunto l'espressione. Poi ovviamente ognuno credo che ha la propria forma d'arte di riferimento. Io per esempio guardo moltissimo il cinema, sono molto appassionata di cinema ed è una cosa a cui faccio spesso riferimento sia nei testi che poi nel modo visivo in cui penso di rappresentare quello che faccio. Loro penso che vengono da mondi tanto diversi, loro forse attingono proprio dalla musica stessa molto più di quanto io possa fare. Pancia, così non me la rubate. Io ho detto vomito, volevo dire vomito. Anch'io volevo dire vomito, mannaggia. Per quello l'ho detto per primo. Chi C'è hai detto te? pancia. Energia. Nuova musica non è che è uno spoiler, però Esatto, non è uno sicuramente è. spoiler, però diciamo che stiamo creando un mondo molto bello, molto molto bello, che non attinge al mondo reale. Caravaggio. Anche, pensate veramente che ti piace Caravaggio? Da questo momento. No, io veramente sono ignorante in arte, Qualcosa che ti ha colpito quando studiavi alle superiori? da lì. Da lì? Wow. Per me è proprio Certo. De Chirico, ce l'abbiamo qua, ce l'ho anche tatuato. Ciao, siamo in Melancolia. E salutiamo BMB Live Studio, l'ho detto bene questa volta.